Antonio De Bonis, stati generali del Partito Democratico di Imperia in una situazione di crisi. Pochi giorni fa gli assessori hanno assegnato le deleghe, le hanno rimesse al partito. Qual è lo stato dell'arte? Lo stato dell'arte è che la situazione della richiesta di fallimento da parte di Amat a Rivieracque, a mio avviso e a nostro avviso, perché c'è stato un voto unanime all'interno del direttivo di Imperia, dico unanime, dei membri del direttivo di Imperia, e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Perché noi abbiamo preso atto da luglio, dopo aver consultato gli altri rappresentanti della maggioranza, che di fatto una maggioranza politica non c'era più. Non c'era più perché i gruppi civici del sindaco, della lista del sindaco, si erano defilati e erano tutti che bussavano alle porte del centrodestra per schierarsi la prossima legislatura con il centrodestra. Preso atto di questo, ritengo in maniera responsabile per un impegno che abbiamo preso con i cittadini alle scorse elezioni che abbiamo vinto, avendo in campo, dovendo portare a termine problematiche amministrative enormi come il passaggio a Rivieracque del depuratore che incide per 900.000 euro sul bilancio del Comune di Imperia e sulla spesa corrente, l'entrata in Rivieracque già deliberato dove abbiamo battagliato più di un anno per riuscire a fare questo passaggio e farlo approvare in Consiglio Comunale. Il problema del porta a porta, la gestione in house, anche questa è stata una battaglia all'interno della maggioranza dove è stata votata a larga maggioranza dal Consiglio Comunale. Dobbiamo portare a termine, oramai di fatto, diciamo, scelte già definite e fatte, questa richiesta del fallimento di Rivieracque da parte dell'Amat, che il sindaco diceva di non conoscere ma che approvava, è destabilizzante per tutto il quadro e per noi che riteniamo che sia uno degli aspetti fondamentali della nostra scelta politica. A questo punto noi abbiamo aperto di fatto la crisi, abbiamo chiesto l'incontro che ci sarà a breve con il sindaco, gli assessori hanno rimesso le loro deleghe al partito, come tra l'altro ha fatto il Partito Socialista nella stessa giornata, e chiederemo al sindaco naturalmente spiegazione di questo comportamento che va contro le scelte che sono già state fatte in Consiglio Comunale, e se il sindaco ci risponderà, diciamo, non ci darà delle risposte esaustive a fronte del fatto che ha condiviso, diciamo, la scelta dell'Amat, ne prenderemo atto, gli assessori daranno le dimissioni e il Partito Democratico uscirà dalla maggioranza anche con i suoi consiglieri comunali, compreso il Partito Socialista. Ecco, le chiedo anche un commento su un'altra notizia che fino a ieri era rimasta in discrezione, mentre invece adesso è tale, ovvero la richiesta di commissariamento presentata da Amat della provincia, sempre sulla questione relativa alla gestione dell'acquedotto. Ritengo che questo sia un fatto ancora più grave, perché l'abbiamo scoperto anche a noi successivamente, mentre abbiamo scoperto che è stata concomitante nel Consiglio di amministrazione, dove da una parte hanno chiesto il fallimento di Rivieracque. Voglio dire che questa richiesta che il sindaco ha detto che è stata presentata sabato, è stata presentata venerdì immediatamente come è finito il Consiglio di amministrazione. E nello stesso Consiglio di amministrazione l'Amat ha deciso di chiedere alla Regione Liguria il commissariamento del lato provinciale del ciclo integrato delle acque. Che non so a quale titolo l'Amat possa fare una richiesta di questo tipo alla Regione. Tra l'altro il sindaco nelle sue comunicazioni che ha dato in consiglio dicendo che condivideva, ha parlato di questa scelta, della richiesta che condivideva della scelta del fallimento di Rivieracque e non ha parlato della richiesta di commissariamento che riteniamo un fatto ancora più grave, perché il sindaco d'Ossa, ad essere il sindaco, oltre ad essere sindaco, è anche consigliere provinciale, cioè membro di quelli che di fatto devono poi gestire e devono praticamente controllare la gestione del lato idrico. Dico, voglio dire ancora una cosa, che la situazione ha dell'incredibile, perché la mediazione che avevamo fatto da luglio con il sindaco, preso atto che non c'era più questa benedetta maggioranza perché i suoi si sono sfilati, i suoi della sua lista, abbiamo chiesto, prendiamo atto che non c'è più una maggioranza,
ci sono da portare a termine alcuni adempimenti amministrativi molto importanti per la città, facciamo un accordo di programma da lì alla fine della legislatura, lo votiamo in consiglio comunale, dimostriamo che abbiamo una maggioranza in consiglio per portarlo, il sindaco ha accettato questa proposta, è uscito anche pubblicamente sui giornali dove a fronte del fatto che chi gli ha chiesto ma se non è la maggioranza, il sindaco ha detto ne prendo atto e me ne vado a casa. Questa pratica in consiglio comunale che abbiamo chiamato mozione di sfiducia o chiamiamola diciamo programma di fine legislatura doveva essere portata a settembre, non è stata portata a ottobre, non è stata portata, siamo a novembre, non è stata ancora portata. Nel frattempo questo gruppo diciamo del sindaco ha partecipato a una cena dove di una lista di centrodestra, dove tra l'altro è uscito anche pubblicamente che hanno criticato l'amministrazione, sono gli stessi che si rifiutano adesso di approvare un programma di fine legislatura, cioè non vogliono dare nemmeno la fiducia al sindaco, e oggi escono pubblicamente su Imperia Post, ho letto, su cui io ho risposto, che dicono che siamo praticamente noi responsabili perché facciamo una crisi ad Imperia con l'arrivo del commissario. Loro che hanno pubblicamente di fatto, nei fatti dichiarato che non hanno più fiducia del sindaco, e noi i socialisti siamo quelli che fino ad oggi abbiamo retto questa maggioranza in maniera seria, in maniera corretta. Le chiedo un ultimo commento relativo a un'altra notizia di oggi, ovvero l'incarico della Presidente Amat Barbara Pirero come Presidente del Collegio Sindacale di una società controllata dal socio privato. Guarda, ho sentito anch'io diciamo, questa notizia dalle dichiarazioni che ha fatto l'avvocato Giuseppe Fossati, che poi di fatto è stata confermata anche dalla Pirero al sindaco. Io non sono in grado di dire se questa cosa sia illegittima, penso probabilmente che sia legittima, ma sull'opportunità, voglio dire, di ricoprire un incarico all'interno delle società di IREN, che è il socio di minoranza dell'AMAT, proprio per tutte queste vicende che stiamo vedendo, che alla fine diciamo, il fatto di far saltare Riviera Acqua, fallire Riviera Acqua, sarebbe sicuramente, voglio dire, gradita da IREN, perché in questi ultimi anni ha fatto di tutto perché non ci fosse un compimento completo del lato idrico, per una ragione precisa, sta facendo il suo lavoro IREN, perché se naturalmente salta Riviera Acqua si va a una gara e IREN a questo punto, invece di essere con la soluzione del lato completamente fuori dalla gestione dell'idrico provinciale, potrebbe rientrare in gioco diciamo, partecipando alla gara e potendo vincere diciamo, questo affidamento. Noi siamo per la gestione pubblica perché riteniamo che la gestione pubblica di questi servizi fondamentali per la collettività possono essere meglio gestiti da parte del pubblico, perché il pubblico reinveste nelle infrastrutture tutto quello che può avere di margine di utile nella gestione del ramo idrico. Giustamente e legittimamente una società privata naturalmente deve riuscire a fare ricavi, ma faccio un esempio per questo. Allora, i grossi investimenti sulla rete idrica di Imperia, in provincia di Imperia, sono stati fatti con Roia e Roia Bis, sono stati fatti dall'AMAT interamente pubblica e dal Comune di Sanremo e dalla MAIE. Da quando sono entrati i soci privati ad Imperia, a Ventimiglia, grossi investimenti sulla struttura, sulla rete idrica, non ne abbiamo visti.